Michael Pappalardo, un gol domenica scorsa, il quarto, un gol importante che ha ristabilito le distanze contro una buona Cerrana. Insomma, tu sei lì in attesa, ti alleni, lavori, ti fai trovare pronto quando serve. Sì, riguardo il gol sono molto contento, però sono ancora più contento per la vittoria di squadra, perché ci alleniamo sempre, diamo sempre il 100%, ci mancava la vittoria a 9, quindi cioè, è stato veramente bello festeggiare a fine partita con i tifosi, spero che non mancheranno altre occasioni per esultare con i nostri tifosi qui a 9. Parlavi di squadra, voi siete un gruppo che trasferisce ottimismo perché siete uniti, insieme allo staff lavorate con armonia e in sinergia. Insomma, questa è la forza aggiunta al di là dell'espressione che si può avere sul campo. Sì, appunto, come ha detto lei, secondo me la forza di questo gruppo è proprio l'unione, perché siamo veramente dei ragazzi umili, lavoriamo sempre al 100% e lo faremo da qua a fine anno per noi, appunto, e per garantire maggiore spessore intanto ai nostri tifosi e per farli divertire sempre. Oggi di finitura, siete in partenza per Gravina per questa sfida a Matera domani in campo. Insomma, una partita non semplice contro una buona squadra. Ma noi prepariamo tutte le partite al meglio, quindi qualsiasi avversario scontriamo ogni domenica, cioè per noi è una partita uguale, cioè sempre uguale, quindi speriamo di fare bene, di fare il risultato positivo come stiamo facendo.